Maratea. Nella RSA R3 è stata attivata l'iniziativa denominata La Stanza degli Abbracci sulla scorta di quanto già avviene in altre strutture del paese. Noi siamo collegati proprio con la RSA con due operatrici, l'assistente sociale Daniela Reale, buongiorno, l'educatrice Ermelinda Gagliardi e c'è anche una Buongiorno. utente, la signora Aurora. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie, grazie di essere con noi. E allora Grazie mi rivolgo subito alla Daniela Reale, assistente sociale, come detto, per presentarci proprio questa iniziativa che è partita nei giorni scorsi. Stanza degli abbracci, l'occasione proprio per far incontrare i familiari con i vostri utenti, le persone che stanno nella RSA di Maratea. Come funziona questa iniziativa? Allora, dalla settimana scorsa abbiamo inaugurato la Stanza degli Abbracci, che è nata proprio dalla collaborazione tra l'azienda sanitaria e la cooperativa Auxilium, che ha permesso quindi agli operatori, agli ospiti di riabbracciarsi, di riabbracciare le proprie famiglie. Questa iniziativa ci inorgoglisce molto perché è proprio la dimostrazione che il rapporto positivo tra il pubblico e il privato può creare cose bellissime. Per le persone, in particolare per i più fragili, quindi questa cosa ci rende molto orgogliosi del nostro lavoro e siamo felici di vedere i nostri ospiti più sereni, ovviamente. Ecco, noi stiamo mandando in onda proprio le immagini che riguardano la struttura, come funziona quindi questo protocollo che è stato messo in campo, protocollo di igiene e di sicurezza. Abbiamo visto i parenti delle persone che si trovano all'interno della struttura osservare tutta una serie di attività prima di incontrare i loro cari. Come funziona? Sì, allora i parenti possono accedervi a turno, naturalmente l'incontro dovrà essere, diciamo, prenotato, tra virgolette, e i parenti possono abbracciare i nostri ospiti attraverso tutti i dispositivi di sicurezza. E diciamo che lo scopo della stanza degli abbracci è proprio quello di colmare il bisogno di affetto e di carezze rimasto sacrificato per troppo tempo. Ecco, chiedo proprio a voi quante persone si trovano all'interno della struttura di Maratea? In questo momento 15. 15 persone e tra queste c'è appunto la signora La nostra Aurora Aurora. che Aurora. nei giorni scorsi ha avuto proprio l'opportunità di incontrare un suo familiare. Signora, ci vuole raccontare questa esperienza? Allora, i miei familiari e mio fratello l'ho incontrato mercoledì. È stato molto bello l'abbraccio, ci siamo visti e abbiamo parlato. Ecco, lei si trova all'interno di questa struttura da quanto tempo? Da 8 anni e 3 mesi. Ecco, nell'ultimo anno e mezzo aveva evidentemente, non aveva potuto incontrare le persone care della sua famiglia. È stato Prima difficile? È no, stato difficile? Quanto è stato difficile? no, un po', non mica tanto, però li ho visti, sentivo la telefonata e poi col video, Con le col videochiamate. video chiamate, li ho visti 2 o 3 volte. Ecco, appunto, in questo anno e mezzo di emergenza Covid, le strutture sanitarie per anziani sono state evidentemente colpite oltremodo, c'è stato tutto un protocollo rigido da rispettare, ma appunto ci sono state delle soluzioni alternative proprio per mantenere il contatto con l'esterno. Uno di questi era appunto la videochiamata. Sì, la videochiamata, chiamate, quindi abbiamo abbattuto le distanze attraverso questi dispositivi dati in dotazione alla nostra struttura, ma inoltre diciamo che sono cambiate, abbiamo modificato le attività interne. Il team animativo educativo con creatività e impegno ha modificato queste attività, infatti che cosa hai fatto ieri? Ieri ho fatto il giardinaggio, ho piantato i fiori, facciamo tanti lavori, abbiamo fatto noi il parte pizza, facciamo i laboratori della cucina, abbiamo recitato la storia di Pinocchio a Carnevale, abbiamo fatto la festa di Natale, di Pasqua, abbiamo fatto i lavoretti per i Diciamo che familiari. non ci siamo Sì, annoiati. cerchiamo di tenerli impegnati e quindi di trasmettere loro tranquillità, serenità per quel che possiamo, ecco. Diciamo che questo momento ha rafforzato ancora di più il legame che abbiamo con i nostri ospiti, perché anche noi,
per via del virus abbiamo avuto una vita più sacrificata in termini di rapporti umani e quindi passiamo molto tempo con loro. Io personalmente ho trascorso anche le festività di Pasqua e di Natale con loro. Sì, infatti non abbiamo fatto mancare le feste, abbiamo organizzato varie feste anche senza la presenza dei familiari, però tenendoli in contatto tramite chiamate e videochiamate. Abbiamo organizzato anche dei video che sono stati mandati con degli auguri sia per quanto riguarda Natale sia per quanto riguarda Pasqua, che sono stati mandati dall'assistente sociale ai familiari proprio il giorno di Pasqua e di Natale. Per sentirci più vicini. Ecco, diciamo che questa esperienza purtroppo negativa del Covid è stata un po' una prova di maturità anche per voi, perché è cambiato proprio il modo di approcciare questa professione così importante, così determinante anche dal punto di vista sociale. Un'esperienza sicuramente che ha fatto maturare in voi anche una maggiore consapevolezza. Certo, noi comunque utilizziamo tutti i dispositivi di protezione, cerchiamo di limitare anche se siamo tutti vaccinati, perché abbiamo avuto la fortuna di essere tra le prime, diciamo, strutture che hanno permesso comunque di vaccinarsi, quindi siamo vaccinati sia noi operatori sia gli ospiti, però nonostante ciò cerchiamo di limitare i contatti esterni. E diciamo che è cambiata la vita un po' di tutti, sia di noi operatori, sia nostra e sia quella dei nostri ospiti. Però per quanto riguarda noi non è cambiata la passione che mettiamo nel nostro lavoro. La nostra missione è proprio quella di occuparci delle persone più fragili e cerchiamo di farlo al meglio delle nostre possibilità. Ecco. Ecco, all'improvviso le strutture per anziani sono diventate, per via dell'emergenza, impenetrabili. Praticamente dalla sera alla mattina c'è stata praticamente questa zona rossa che ha riguardato proprio queste strutture così importanti, dove proprio il rapporto, il contatto col mondo esterno assume anche una valenza fondamentale. È stato difficile, ci sono stati dei momenti più tristi di altri, evidentemente. Sì, ci sono stati, ma grazie alla passione che abbiamo per il nostro lavoro abbiamo fatto tutto il possibile affinché fossero meno possibili. Quindi siamo rimasti con loro durante le festività, come abbiamo detto prima. Si è sentita sola in questo periodo? No, Chiediamo no, alla direttrice sanitaria. non mi sono sentita sola, non ci hanno mai lasciato. Anche la domenica sono venute. Sì, diciamo che gli operatori in turno, attraverso anche attività perché il servizio di animazione comunque è attivo dal lunedì al sabato, però anche la domenica gli altri operatori intrattengono comunque gli ospiti con varie attività, con musiche, canti, eccetera, eccetera. Senta, un aspetto molto importante in queste realtà è proprio quello della comunicazione. Come è stato comunicato, diciamo, l'andamento dell'epidemia, la difficoltà quindi di non poter più incontrare i familiari? Qual è stato il contatto che avete avuto con i pazienti? Diciamo che abbiamo dovuto reinventarci e cercare il modo di far capire a loro la situazione senza aggravare Ancora di più troppo la ancora di più la situazione. situazione. Sicuramente non è stato facile, ma noi siamo sicuri di esserci riusciti perché la cosa più importante è vederli sereni e noi sembra che stiano bene, insomma. Ecco, naturalmente, questa esperienza della stanza degli abbracci riguarda tutti i vostri ospiti. Fino ad ora hanno già avuto modo tutti di incontrare i familiari attraverso questa nuova esperienza? Non tutti perché, come diceva la mia collega, è stata inaugurata la settimana scorsa e quindi piano piano a turnazione tutti i parenti stanno, diciamo, incontrando, anche se con una protezione, perché comunque la stanza degli abbracci, noi ci troviamo proprio nella stanza degli abbracci, è costituita da una parete trasparente con dei manicotti, diciamo, morbidi per permettere l'abbraccio in piena sicurezza tra i familiari, diciamo così. Ecco, qual è la reazione che avete registrato proprio da parte dei familiari rispetto a questa iniziativa? No, sono molto contenti. Tu che rapporti con le Sono molto famiglie? contenti, anche se diciamo che la stanza degli abbracci è solo una delle tantissime attività che abbiamo fatto per sentirci più vicini. Prima della stanza degli abbracci abbiamo utilizzato il terrazzo, noi abbiamo la fortuna di avere il terrazzo che affaccia sul mare, quindi prima della stanza abbiamo utilizzato il terrazzo, abbiamo utilizzato le chiamate, le videochiamate, Sì, si sono sempre avuti comunque rapporti. abbiamo utilizzato anche le lettere, i bigliettini.
nei giorni di festa, nei giorni particolari, nei compleanni. Diciamo che la stanza delle Bracci è una bellissima iniziativa, ma è solo un altro canale in più. Senta, in questi mesi così difficili, quali sono state le principali richieste, ovviamente via telefono, che vi giungevano proprio dai familiari? Anche solo sentire la voce, anche una foto, ha migliorato la giornata sia degli ospiti che delle famiglie. Io mi sono resa disponibile a qualsiasi ora della giornata, tutti i giorni, per alleviare, diciamo, le preoccupazioni di tutti. Sono stati momenti, sono ancora momenti di forte preoccupazione, ovviamente. Ecco, quanto vi preoccupavano e vi suggestionavano invece le immagini che guardavate relative ad altre realtà del paese, penso alle RSA del Nord Italia? Diciamo che la cosa ci ha un po' preoccupato, però abbiamo utilizzato sempre tutti i dispositivi, la direzione comunque sanitaria, l'azienda sanitaria non ci ha mai lasciato soli, e neppure ovviamente la cooperativa, quindi non ci siamo mai sentiti abbandonati. Ecco, voi parlavate delle vaccinazioni che hanno riguardato voi come personale, ma le vaccinazioni hanno riguardato anche gli ospiti. Come si sono svolte? Siamo stati vaccinati per primi, sia noi che loro. Siamo stati, penso, i primi in Basilicata ad essere stati vaccinati. Ovviamente questa cosa ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo, ma comunque non abbiamo abbassato la guardia. La guardia. Sicuramente è stata una cosa positivissima perché ci fa vivere più tranquilli. Ecco, come immaginate i prossimi mesi rispetto alle vostre attività quotidiane? Noi continuiamo come stiamo già facendo, aspettiamo direttive perché diciamo che Si sta parlando di un'apertura, ma non abbiamo avuto ancora direttive. Ovviamente ci faremo trovare prontissime siamo pronti a a tutto. Nel tutto. frattempo continuiamo così perché pensiamo di fare, diciamo, un bel lavoro, Fare bene? sì. Che dici tu? Facciamo un bel lavoro? Sì, facciamo un bel lavoro. Ecco, molto importante è appunto vedere anche per i parenti la serenità delle persone loro care che si trovano appunto in queste strutture. Avete avuto insomma, in questi mesi anche parole di conforto che vi sono arrivate proprio dai familiari, Sì, immagino. per noi questa è la gratificazione più grande perché qui ci sono persone che da 7-8 anni e quindi quando un familiare si fida così tanto di noi, per noi non c'è Cosa più dimostrazione bella. più bella. Aurora è qui da 7 anni e ciò vuol dire che sta bene. Ecco, per concludere, abbiamo detto questa l'importanza del gesto empatico, del contatto che avviene attraverso queste stanze degli abbracci nella massima sicurezza, ma chiedo a voi che siete di questo mestiere, in questa professione così importante, quanto è difficile conciliare questa professione con le esigenze personali, familiari? È difficile perché in questo anno anche noi abbiamo avuto una vita molto sacrificata in termini di rapporti umani. Abbiamo dovuto limitare tutto, diciamo, soprattutto per tutelare loro. Io difatti ho passato gran parte del mio tempo qui con loro anche nei giorni di festa. Questa cosa però sicuramente mi ha fatto appassionare ancora di più al mio lavoro perché ho capito quanto valore abbia e ne ha veramente tanto. Avete già un calendario fitto, immagino, di prenotazioni per i prossimi giorni? E Sì, siamo impegnatissimi. allora, grazie di aver raccontato alla Nuova TV questa esperienza che riguarda nello specifico la casa RSA R3 di Maratea, che appunto ha aderito all'iniziativa della Stanza degli Abbracci. Grazie ancora a Daniela Reale, assistente sociale, grazie ad Ermelinda Gagliardi, che ha il ruolo di educatrice professionale, e grazie anche alla signora Aurora, che ci ha raccontato la sua esperienza e il suo giudizio Grazie a voi, positivo. buona Grazie di giornata. essere stati i nostri ospiti e buona giornata anche a voi.